abbiamo qui Daniele De Leonardis. Daniele, ti faccio subito a bruciapelo questa domanda. Abbiamo inanellato un filotto di risultati positivi, anche quest'oggi portiamo a casa i 3 punti. Sì, era importante vincere oggi, anche perché si allunga la striscia positiva, si allunga la classifica, si allungano le speranze, quelle che sono comunque la salvezza, come abbiamo sempre detto. Sapevamo di affrontare una squadra forte in difesa e ricezione, però abbiamo dimostrato comunque che, avendo carattere, veramente complimenti, perché hanno affrontato veramente una gara perfetta. Eh sì, quest'oggi possiamo dire che le ragazze hanno giocato quasi sempre bene, se non un piccolissimo frangente dove Piero Acquaviva ha chiamato un time out e ha rimesso subito in ordine la formazione, ovviamente. Quindi, come li hai visti in campo, visto che tu a volte per motivi di lavoro non ci puoi seguire, quindi puoi fare un paragone tra a volte partite un po' più distanti tra di loro? Beh, il mister li ha richiamati sicuramente, però essendo una persona speciale, sa quello che fa, quello che dice, però io penso che abbiamo avuto sempre sotto controllo la gara. C'è stata qualche sfumatura, ma abbiamo subito raggiunto quello che era il punteggio, ma secondo me abbiamo avuto sempre sotto controllo la gara, tutto qua, niente, perché comunque anche nel secondo set sembrava un attimo, però secondo me abbiamo avuto sempre sotto controllo la gara. Sì, un pensiero a Isabel Panza, che oggi non ci sta perché si è avuto un infortunio, però è rientrata in compenso Emi Leone, perché oggi si è vista una grande Emi Leone. Sì, doveroso salutare innanzitutto Isabel, perché fa parte di questo meraviglioso gruppo. È una ragazza stupenda, veramente una ragazza con carattere, e gli auguro veramente un in bocca al lupo, di buona guarigione. Sicuramente vediamo se in settimana si aggrega di nuovo il gruppo, speriamo comunque che vada tutto bene per questo infortunio che ho avuto ieri. Secondo me ce la farà, è forte. Ok, grazie Daniele. Grazie a voi.